presented by Geoconomicon.net. Geoconomicon.net da Lucca Comics and Games 2010. Siamo qui con Stefano Groppi, che è l'autore di Florenza, una delle rivelazioni di questa Lucca, ma in realtà diciamo che è una delle rivelazioni dei titoli italiani da tenere sotto controllo in questo periodo, perché il successo è già arrivato da Essen. In particolare qua a Lucca è stato insignito del Side Award per il miglior progetto editoriale, ed sono diciamo dei premi paralleli ai Best of Show che la giuria del Best of Show dà appunto a dei titoli che sono particolarmente significativi. Stefano, intanto complimenti. Grazie. Immagino tu sia soddisfatto. Molto molto soddisfatto. Che forse assolutamente. Fai come autore. Esatto, è il mio debutto. Che fate come casa editrice. Anche, esatto. E con un successo che diciamo arriva da Essen. Sì, voi siete già stati stati a Essen la settimana scorsa, abbiamo presentato il gioco in anteprima e è stato apprezzato tanto da arrivare nono nella classifica Fair Play di Essen, quindi è stato apprezzato da chi l'ha voluto provare. Abbiamo avuto difficoltà addirittura a accontentare tutti quelli che volevano provarlo per gli spazi che avevamo a disposizione, insomma. Tra l'altro mi dicevi che praticamente con circa 150 copie di gioco portate così nella speranza di venderne un po'. Esatto. Avete fatto un sold out. Assolutamente. E ne avreste venduto almeno un'altra metà. Abbiamo rischiato praticamente di arrivare all'ultimo giorno senza avere più neanche una copia. Abbiamo iniziato l'ultimo giorno di Essen con 7 copie. Ma questa è una bella soddisfazione per il gioco italiano, siamo molto contenti. Assolutamente. Siamo contenti per chi affronta il mercato e lo affronta con la sapienza con cui l'avete, non a caso voglio dire, la saggezza del tuo abito d'alare, che è chiaramente un gioco all'interno. Sì, sono vestito come sono rappresentato in una carta del gioco. Ah, ho capito. Beh, meglio così che da papa, perché altrimenti assolutamente sarebbe costato come costume. Assolutamente. Allora, tu hai iniziato questo gioco in realtà perché è stato un gioco tra amici, no? Esatto, abbiamo un club in cui ci troviamo settimanalmente a giocare e mi sono cimentato in vari tentativi di proporre nuovi giochi. Questo è piaciuto così tanto ai miei amici che alla fine abbiamo deciso di provare a produrlo effettivamente e a commercializzarlo. Il successo di un gioco è un mix di cose, meccaniche, ambientazioni, grafica, prodotto editoriale, diciamo, qual è la cosa che ti soddisfa di più? Per un attimo estraendoti dalla tua veste di autore e magari parlandone come uno dei soci della casa editrice. Beh, il fatto che il gioco si presenti bene, che abbia un buon appeal anche solo a vedere la scatola, ad aprirla, a sentirne il peso, a vedere l'accuratezza dei componenti, noi facendo un gioco sull'arte volevamo fare un gioco che fosse per quanto possibile un po' un'opera d'arte di per sé, insomma, e quindi questo, esserci riusciti, è ciò che ci dà più soddisfazione. Tra l'altro una cosa che è veramente apprezzabile, a mio parere, del progetto di Florenza e della lungimiranza con cui avete affrontato il progetto, è stata quella che forse in alcuni casi un po' manca, quella giusta dose di umiltà nei confronti dell'affrontare un progetto nuovo e complesso come quello di fare un gioco di qualità. Perché spesso le produzioni italiane hanno, a mio parere, questo difetto, cioè raggiungono picchi di eccellenza su aspetti e sono grossolanamente sbagliati su altri. Voi avete per esempio scelto di appoggiarvi a una struttura di supporto per alcuni degli aspetti del progetto, no? Esatto, noi ci siamo rivolti a PostScriptum, che aveva esperienza nel campo, mentre noi eravamo giocatori, non produttori. E quindi grazie anche ai loro consigli preziosi siamo riusciti a limare ciò che e con fatica ciò che nel gioco non era proprio a posto, e abbiamo cercato di armonizzare tutto con un contributo direi decisivo per questo fine da parte dei nostri consulenti. Saggiamente nel progettare e realizzare il gioco avete anche cercato di renderlo graficamente molto appetibile,
Da questo punto di vista siete ricorsi alla professionalità, all'aiuto di diverse persone. Esatto, le illustrazioni principali del nostro gioco sono state realizzate da Ivan Zoni, che è uno dei fumettisti di Jonathan Steele, e mentre una parte che riguarda le botteghe è stata affidata ai ragazzi del liceo artistico di Piacenza. E poi la parte grafica del gioco in sé, il mettere insieme un po' tutto questo delle illustrazioni, l'abbiamo affidato a Scribaps, a Paolo Vallerga, che ha armonizzato il tutto. Florenza esce già con un piano di distribuzione a livello europeo. Dove venite distribuiti e venduti ora? Al momento abbiamo un distributore per la Germania e un distributore per gli Stati Uniti. Siamo in contatto con un distributore francese, con un distributore logicamente italiano e forse anche con uno polacco. Ci racconti brevemente il concept e le meccaniche principali del gioco? All'interno di Florenza il giocatore interpreta una delle famiglie nobiliari della città, il cui scopo è quello di abbellire di opere d'arte il proprio rione e la città stessa. Per fare questo ha necessità di ottenere le risorse e il denaro necessario per l'opera d'arte e soprattutto assoldare uno degli artisti necessari. Ci sono tre tipi di artisti: i pittori, gli scultori e gli architetti. E tutti i personaggi in gioco sono effettivamente artisti dell'epoca realmente esistiti, di cui abbiamo cercato di mantenere le caratteristiche principali e il valore all'interno della storia dell'arte italiana. Ed è principalmente un gioco di piazzamento dei propri operai, con fasi distinte tra il piazzamento e l'esecuzione dell'azione stessa dell'operaio, il cui fulcro comunque rimane la realizzazione dell'opera d'arte. Questo aspetto che dicevamo è stato rinforzato anche dal lavoro dei ragazzi dell'Istituto d'Arte di Piacenza e permea proprio tutto quanto il gioco e lo spirito. Pensi che in parte sia stato anche questo il successo a Essen? Probabilmente anche questo, nel senso che l'attenzione alla grafica è ciò che poteva colpire il giocatore, lo spettatore a prima vista, quando si presenta un gioco di un autore sconosciuto e di una casa editrice appena nata, insomma. Però poi alla fine lo provavano, dopo averlo provato. Dopo che è stato provato, la stragrande maggioranza della gente l'ha voluto comprare e ha tessuto le lodi del gioco. Abbiamo avuto anche delle persone talmente entusiaste che un gruppo di amici ci ha comprato 8 copie, anche se erano solo in 3. Per cui... Senti, in una storia, diciamo così, una sorta di best practice dell'ingresso nel mondo del gioco, cos'è che è andato storto? Perché non può essere andato tutto liscio. Diciamo che noi quando abbiamo iniziato il nostro progetto ci eravamo rivolti a un grafico che aveva notevoli qualità, ma che ci ha impegnato talmente tanto tempo nel realizzare le cose che poi abbiamo dovuto risvolgerci a Paolo Vallerga, che invece ha la precisione cronometrica nelle consegne che ci ha consentito di presentare il lavoro in tempo per Essen, altrimenti tutti i nostri piani sarebbero saltati. Sareste usciti con un lasso di tempo più o meno pari all'epoca del Rinascimento. Praticamente sì, insomma. Un artista però con i suoi tempi, certo, insomma. Certo. Senti, per quanto riguarda il numero di giocatori e la durata di una partita. Il gioco è da 2 a 5 giocatori, con una durata media di mezz'ora per ogni giocatore. In realtà la partita a 2 dura leggermente meno di un'ora e la partita a 5 qualcosina di più di 2 ore e mezzo, logicamente quando ormai le regole sono note, insomma, non la prima partita, ecco. Lo definiresti un gioco, diciamo, per che fascia di pubblico? È un gioco
non tanto complesso come meccanica, ma come strategia di gioco, perché le opzioni sono tantissime, ci sono 36 opere d'arte, ci sono 40 artisti, ci sono 29 botteghe diverse, per cui la strategia è complessa e quindi diciamo che il gioco si adatta meglio a giocatori un pochettino esperti, ecco. Anche se in fin dei conti la meccanica di base è abbastanza lineare. Allora Stefano, rifacciamo insieme la scheda del gioco. Sì. Il gioco è Florenza della Placentia Games, attualmente è acquistabile qui a Lucca Games, Lucca Comics and Games 2010 fino a domani lunedì, altrimenti in questo momento volendolo acquistare si trova dove? Al momento è possibile acquistarlo da Unicorn, che è un negozio di Piacenza, che è stato nostro partner anche lui in questa realizzazione, oppure ci si può rivolgere attraverso il sito internet della Placentia Games per la distribuzione via posta, diciamo. Quindi lo vendete anche, diciamo, singola copia attraverso la distribuzione, esatto, una spedizione postale. Esatto. E a breve dovremmo riuscire ad avere anche la possibilità di renderlo reperibile all'interno dei negozi specializzati. Benissimo, le illustrazioni del gioco, dicevamo, sono di Ivan Zoni. E a questo punto con Stefano Groppi lo ringraziamo e gli facciamo ancora tanti complimenti. Grazie. Per il successo del gioco. E appena ci sarà una distribuzione ufficiale sui canali più ampi in Italia, noi ve lo faremo sapere come sempre da Gioconomicon. Grazie ancora Stefano. Prego, grazie a voi.